Maria e tutte. Benvenuti alla presentazione di questo bellissimo libro, sono molto contenta di presentarlo perché ne vale la pena, faccio subito pubblicità. È la vera storia di Marian Trinier, la ragazza venuta dal ghetto capace di combattere contro qualunque pregiudizio e rivoluzionare il mondo della box. Il titolo è Lady Tiger. E siamo qui con l'autrice Silvia Cruz La Peña, che ho già avuto modo di conoscere, con Giulia Silver Cloud Grenci, che è campionessa italiana, come potete vedere, di pesi leggeri, è stata campionessa nel 2019, e con Lucrezia della palestra popolare indipendente dell'ex Cinodromo. Ecco, questo è un libro, dico due parole per introdurre il libro e poi ascolteremo l'autrice. Ecco, questo è un libro che parla e narra la storia di una donna, Lady Tiger, una donna che è, giusto dirlo subito, è nera, è una donna ed è povera, che pagherà tutta la sua vita da atleta, da pugile, queste tre caratteristiche, le pagherà sotto forma di discriminazione, e le pagherà proprio come... capirà, la sua storia racconta quanto le donne atlete non possono e non riescano, per la società in cui vivono, arrivare agli stessi livelli a cui arrivano i colleghi uomini. Ecco, leggendo questo libro, a me naturalmente Silvia racconta delle vittorie, delle conquiste di questa pugile che diventerà campione del mondo di pesi leggeri, di questa pugile che è tra le prime ad aver ottenuto la licenza da professionista nello stato di New York, e poi vedremo anche cosa significa questo tra le prime, non possiamo dire la prima nonostante abbia combattuto molto per questo. Ma a me, leggendo questo libro, è sembrato che ciò che ci insegna, ciò che trasmette di molto forte la vita di Lady Tiger, sia anche in ciò che non è riuscita a raggiungere, nelle difficoltà che ha dovuto affrontare, nella borsa che era sempre misera, ha preso $1,000 al massimo per un incontro, quando colleghi uomini invece arrivavano a cifre ben più alte, nel fatto che non poteva mai programmare gli incontri, e quindi non sapeva programmare anche il proprio futuro economico, nonostante avesse scelto di fare questa vita, di rendere il pugilato, di rendere la box il suo lavoro. Ecco, questo non le è stato permesso fino in fondo, e quindi mi sembra che la forza di Lady Tiger, di Marian Trinier, sia anche in ciò che non è riuscita a vincere, e non solo in quello che è riuscita a conquistare. Ecco, questo libro parla della storia di una donna, ma credo di poter dire, poi magari ne parliamo, che parla anche di una storia collettiva. Il libro è pieno di storie, pieno di intrecci, e la vita di Lady Tiger, che è una pugile, questo non l'ho detto prima, di New York, che ha combattuto di Harlem, no, del Bronx, si allenava ad Harlem, ma è del Bronx, che ha combattuto tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80. Ecco, non c'è solo la sua storia, ma ci sono tantissime storie. Una storia, riesce a ricostruire, ad intrecciare la sua vita all'interno del momento storico in cui si trova, ma anche della storia di tutte le donne pugili, di tutte le atlete che prima di lei e dopo di lei hanno combattuto per gli stessi diritti per cui aveva combattuto lei. C'è anche qualche intreccio con la storia della lotta dei diritti degli afroamericani negli Stati Uniti, perché è molto simbolico il fatto che lei abbia combattuto il primo incontro che ha fatto, l'ha fatto sullo stesso parquet dove è morto Malcolm X ad Harlem. Però c'è soprattutto, diciamo, la storia collettiva delle donne. Una delle prime richieste al giornalista ad un giornalista che l'ha intervistata prima del primo incontro di Lady Tiger, è proprio quello di: le donne devono andare le pugili devono andare alle Olimpiadi. Ecco, era la metà degli anni 70 e questo accadrà nel 2012,
quando io queste date prima di leggere il libro, giuro, non le sapevo, ed è veramente impressionante vedere questo lasso di tempo. E infatti poi magari parleremo anche di questo, tu lo scrivi. Lady Tiger non è una pioniera, è semmai una figura cardine, perché per le donne e per le pugili sembra che la storia debba sempre ripartire da capo, e quindi sembra che tutte le pugili, poi magari te lo racconterai visto che lo stai vivendo e l'hai vissuto sulla tua pelle, debbano sempre ricominciare da capo. Dico l'ultima cosa che ho veramente amato di questo libro, e quindi la voglio dire. Tutto questo racconto è raccontato a me è sembrato sia stato raccontato dal punto di vista di Lady Tiger, cioè dal punto di vista di una donna nera e povera, e di una donna però che è stata capace di combattere tutte le disuguaglianze, tutte le discriminazioni che ha incontrato sul suo cammino, e anche di riconoscerle senza fare mai concessioni a quella radicalità dell'occhio, del punto di vista che tu assumi e che fai assumere, e che diciamo la sua storia ci insegna, è molto forte. Faccio due esempi per farlo capire, ma è veramente molto, fa riflettere molto e fa capire veramente fino a che punto ci si arrivino le discriminazioni e le disuguaglianze anche di genere. È una cosa che credo tutte le donne vivano sulla propria pelle, molto spesso delle frasi, degli atteggiamenti che sembrano innocui invece nascondono delle discriminazioni molto, molto forti, e nel libro emergono in tutta la loro potenza e in tutta la loro, diciamo, in tutto il loro impatto che hanno queste situazioni sulla libertà delle donne. La prima è appunto, e poi passo la parola, è appunto il fatto che Lady Tiger sia tra le prime donne ad aver ottenuto la licenza. Ecco, lei insieme ad un'altra pugile, Tona Wanda se ricordo bene, insieme ad un'altra pugile hanno combattuto per ottenere la licenza da pugili professioniste nello stato di New York, che non gli volevano concedere proprio perché donne. Sono andate davanti a un giudice, insomma questa battaglia giudiziaria si stava diventando molto lunga, era troppo impegnativa dal punto di vista economico, e quindi entrambe hanno preferito spostarsi in altri stati perché non avevano più la forza di andare avanti. Chi ha avuto la forza economica e il tempo di portare fino in fondo questa battaglia in tribunale è stata una pugile donna, bionda, bella, che aveva le possibilità economiche di andare avanti, e soprattutto una pugile sulla quale aveva messo gli occhi un uomo che aveva deciso di investire su di lei anche per il suo aspetto. E quindi tu scrivi questa vittoria a Lady Tiger, è sembrata una vittoria agrodolce. Era sì una vittoria, da quel momento lì in poi le pugili nello stato di New York potevano avere la licenza da professioniste, ma si era comunque arrivati a questa vittoria tramite un uomo e tramite una donna che era più accettabile anche dal punto di vista nei modi di fare, dal punto di vista diciamo dell'aspetto. Una donna di California. Ah ecco, questo è una donna di California, perché Lady Tiger e Tona Wanda sono di New York. Esatto. Ma la prima donna che ottiene una licenza per essere pugile professionale è una donna di California, bionda, con un uomo che effettivamente ha l'investimento per su lei. Esatto, ecco, questo mi è sembrato, l'hai fatto benissimo a dirlo. Ecco, dico l'ultima cosa per far capire appunto fino a che punto si spinge questo racconto: demolisci anche dei mostri sacri come per esempio Muhammad Ali, che era un simbolo dei diritti degli afroamericani negli Stati Uniti, che si era opposto alla guerra in Vietnam e aveva pagato anche duramente per questo, delle colleghe pugili, delle donne, e anzi si era espresso anche contrario all'ingresso delle donne nel pugilato. Quindi ecco, Lady Tiger ha dovuto veramente combattere anche contro tutti gli stereotipi. Parto con la prima domanda, non so se si sente anche quello, ok, ci sentite tutti comunque.
Ecco, parto dalla fine, dall'inizio dell'ultimo capitolo. Tu scrivi: fino a quando le donne non riceveranno un riconoscimento palese, resteranno pioniere per sempre. Questa è la frase di Marion Trimiar che mi ha fatto venire voglia di indagare sulla sua storia. Ecco, chi è Lady Tiger e perché hai deciso di raccontare questa storia? Buonasera e grazie a tutti. La prima cosa, grazie a tutti per la vostra presenza, al mio editore in Italia, Cristiano Armati, è importante per me, e grazie al festival anche per l'invitazione, a Ilenia, a Giulia, e a Ilenia specialmente perché per me era importante avere una collega giornalista questa serata, perché una delle questioni più importanti per me in questo libro era fare un'analisi anche del ruolo di media nella storia di Lady Tiger. Scusi per il mio italiano, scusi, mi fa vergogna. questa parte è importante, questa parte è una cosa, una parola che ha preso con Ilenia, è buco nero, un buco nero. Io guardo un buco nero, questo buco nero è la storia di una donna che ha la triplice ferita, che è nera e povera e donna. Chi è Lady Tiger? E perché la donna, la prima donna che ottiene una licenza a New York, la città più importante per il pugilato agli Stati Uniti e al mondo, sicuramente. Perché no? Sappiamo chi è. Giulia è una pugile e non sapeva, no? Chi era Lady Tiger, no? Perché? Come giornalista per me è importante questo buco nero, no? Non solamente in questo caso, in un caso di pugilato in generale. Qual è il nostro ruolo come giornalisti in questo buco nero? Perché succede? È importante perché penso che il giornalismo, io non penso che il giornalismo è un ufficio, un lavoro di oggi, solamente di oggi, per leggere le notizie, la ultima ora. No, credo che la emeroteca è un strumento importantissimo per fare la storia. Sì, Giulia non è alla notizia, non farà storia. Io voglio che i giornalisti del futuro o del presente, quando legge una notizia, un articolo, una cronaca, ha una idea aggiustata o reale o lo più reale possibile della realtà, della società. Giulia esiste, Lady Tiger esiste, ma è un buco nero non solamente per noi a Europa, agli Stati Uniti, quando io comincio a domandare informazioni, interviste, pochissima gente del pugilato sapeva chi era lei. Quindi credo che la prima volta che io sento parlare di Tiger leggendo un libro di storia del boxeo femminile. Una piccola storia, no? Nata nel 1954, un campionato. Io credo che Lady Tiger ha vinto un solo campionato, ma ha dato tante lezioni e tante cose, come donna, come sportista, come una persona nera che ha una lotta
contro la discriminazione, non una, tre, perché lei è povera, ma non è una delinquente, che sempre vediamo questa idea della povertà, povertà uguale a delinquenza. No. Lei non voleva essere istruttora del pugilato, non voleva, ma fa distruttora perché ha da mangiare. Ma noi, la delinquente, è parte del Bronx, è della storia del Bronx, ma non è una delinquente e non vuole. Lei non vuole essere prostituta, lei non vuole trafficare, lei non vuole sposarsi con un uomo per vivere di una determinata maniera. Lei solamente ha il suo corpo e il suo corpo e decide e lottare. Di buco nero mi ero proprio segnata quel passaggio, quindi ve lo leggo visto che me lo sono segnata. E tu scrivi: nel giornalismo c'è la tendenza a preferire ciò che luccica rispetto a ciò che è importante, tutti scelgono la via più comoda ed è per questo che le meroteche sono piene di buchi neri. Scrivi questa frase parlando di un incontro del 1987 a Las Vegas tra Sugar Ray Leonard e Marvin Miller. E io ho fatto un esperimento, sono andata su Google e ho cercato questo incontro per capire, e ci sono un sacco di articoli anche in italiano, anche sui giornali italiani, anche recenti, che parlano di quell'incontro famosissimo, perché è un incontro, diciamo, che ha fatto in parte anche la storia. Tu scrivi che ha portato un sacco di soldi e che l'ha organizzato, insomma, e però nessuno ricorda che c'era Lady Tiger e alcune altre pugili che stavano fuori a fare uno sciopero della fame, che tra l'altro poi durerà più di 30 giorni, quindi sarà una protesta molto 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 forte, e che si battevano per i propri diritti di pugili professionisti. Quindi, visto che hai citato il buco nero, mi è sembrato bello dire anche il perché. E ecco, io adesso ho una domanda per te. Sì. E, ecco, anche qua cito un pezzo del libro: la storia delle pugili riparte sempre da zero, e appunto prima dicevo il tempo che è passato, per esempio, da quando Lady Tiger ha detto le donne dovrebbero andare le pugili dovrebbero andare alle Olimpiadi, e il momento in cui effettivamente le pugili sono andate alle Olimpiadi. Mi interesserebbe capire, visto che qua parliamo degli Stati Uniti degli anni 70, che punto è invece la situazione oggi del pugilato femminile in Italia. Guarda, l'analogia che c'è poi tra la storia di Lady Tiger e la storia di ogni pugile professionista in Italia, ma come penso anche in tutta Europa e anche in America stessa, è sorprendente, perché noi siamo nel senso, la lotta che ha fatto Lady Tiger come se fosse una lotta sempre continua, perché alla fine non si è ancora arrivati al risultato che lei avrebbe poi desiderato. In Italia il pugilato professionistico femminile fino al 2001, la pratica quindi agonistica del pugilato professionistico agonistica in generale era illegale, quindi le donne potevano frequentare le palestre di pugilato, potevano allenarsi in egual modo, insomma, come i ragazzi, però non potevano poi effettivamente praticarlo a livello agonistico, né da dilettanti né da professioniste. Quindi tu immagini, il 2001, si parla di 20 anni fa, non è poi, insomma, non stiamo parlando di una data chissà quanto, cioè molto vicino, e fa impressione, perché poi io nel 2006, che avevo 14 anni, e ho iniziato a fare il pugilato, e ricordo con piacere, io ero l'unica donna presente nella mia palestra, e come me chi ha iniziato in quel periodo o anche prima hanno appunto potuto vedere come la vera differenza poi che c'era tra una pugile donna e un pugile uomo. Tuttora si respira la differenza, perché ti faccio un esempio: se vedi una locandina di un
una riunione di pugilato ci tengono proprio a specificare che ci sono dei match di pugilato femminile, come se fosse un fenomeno da baraccone che deve essere evidenziato affinché le persone dicano: ah, vedi, allora esiste il pugilato femminile. Cioè, a me il fatto non lo vedo come una pubblicità, non lo vedo come un coinvolgere le persone a dire: vedi, esiste il pugilato femminile. Per me è solamente un mezzo tramite il quale loro ci differenziano ancora di più, altrimenti non ci sarebbe motivo di differenziare i match di pugilato femminile dai match di pugilato. Sono match di pugilato, noi andiamo in palestra, ci alleniamo come ragazzi, facciamo il match come ragazzi, con la differenza che sicuramente noi facciamo tanti sacrifici in più, e non lo dico perché devo portare acqua al mio mulino, ma perché è realmente così, perché noi andiamo incontro a tante cose anche legate alla dieta che ci rendono anche più difficile il lavoro. Quindi la lotta di Lady Tiger inizia sempre da capo. E mi resta la domanda che mi hai fatto tu delle Olimpiadi, anche quella è un'altra questione che a me fa ridere francamente, perché è vero, sì, nel 2012 hanno inserito il pugilato femminile alle Olimpiadi, quest'anno chiaramente ci sono ristate, cioè ci sono, le donne erano presenti, tra cui appunto la nostra Irma che ha vinto il bronzo olimpico, e però sono presenti solamente 3 categorie, perché? Cioè è assurdo, cioè, gli uomini hanno tutte le categorie, ovviamente di peso, si parla di categorie di peso, e, presenti alle Olimpiadi, quindi loro nella totalità delle 10-12 insomma categorie combattono tutti, noi solamente 3 categorie, come se dovessimo dover affermare la nostra possibilità di essere alle Olimpiadi, la nostra spettacolarità, perché poi tanti parlano anche di spettacolarità dello sport in sé per sé. Tant'è vero, ci sono sport come per esempio il karate che non è presente alle Olimpiadi perché è poco spettacolare, poco d'impatto insomma, invece il pugilato comunque è sempre stato presente, uno degli sport più antichi, ma comunque sia a livello femminile è sempre, deve ancora essere come se deve essere testato, come se ci fosse qualcosa di differente tra le due parti, senza parlare poi ovviamente delle differenze sanitarie a livello sanitario, i regolamenti sanitari che ci diciamo precludono tante cose, può essere i round delle donne professioniste sono più corti rispetto ai round degli uomini, perché credono che appunto sia una tutela a livello sanitario, perché la donna è più fragile, è più una serie di questioni che io non capisco, perché poi anche a livello come posso dire, anatomico, nel senso il cranio di un uomo è uguale al cranio di una donna, però la forza di un uomo in proporzione è molto più molto più grande di quella di una donna, quindi chiaramente se devi tutelare qualcuno, tu mi viene in mente un medico, tutela un uomo perché si fanno più male teoricamente, perché hanno più forza, su questo nessuno ci mette bocca. Invece anche a livello sanitario siamo diciamo tutelate perché sono donne, poverine, le dobbiamo tutelare anche su questo. Economicamente non ne parliamo, perché anche quando io ho fatto il titolo, diciamo, la mia borsa è stata veramente, cioè, come ti posso dire, è quasi inutile, cioè nel senso rispetto a tutti i soldi che io ho dovuto investire per me stessa, quindi che può essere la preparazione, che può essere il nutrizionista, che può essere i soldi appunto per fare una spesa, per fare la dieta, che sono sicuramente differenti da una spesa a mangiare, insomma, cose che non sono poi sane. E il fisioterapista e altre cose insomma che di cui necessita poi un atleta professionista, è un rimborso spese praticamente. Invece dei colleghi uomini che hanno combattuto lo stesso titolo nella stessa serata sono stati insomma pagati quasi 8 volte più di me, quindi questo è qualcosa che ti lascia l'amaro in bocca, qualcosa di cui ho parlato, qualcosa di cui mi rivedo molto in Lady Tiger, in questo, nel senso io sono una che non tiene la bocca chiusa, quindi ho sempre gli occhi puntati, sono sempre stata quella additata perché appunto io non me ne frega niente, se voi mi volete odiare, volete far perdere i match, mi volete mettere in cattiva luce, fate voi, però io dico la verità, cioè la mia storia è la storia di tutte le pugili italiane, quindi non è che racconto il falso, racconto il vero, voi ci pagate di meno, voi ci mettete in cattiva, cioè non cattiva luce, perdi la, come posso dire, la mattina alle 6 marzo e vado al lavoro, e ci stanno pugili uomini che invece hanno la possibilità di fare i pugili, io il pugile non lo posso fare, io sono Giulia che si alza la mattina, lavora alle poste,
poi quando finisce va a allenarsi, però va allena una volta al giorno, c'è chi ha la possibilità di allenarsi due uomini, perché chiaramente loro possono fare pugili di professione, io no. Non ho le stesse possibilità, no, è inutile che ci ostiniamo a dire di no, ma è così. Sicuramente all'estero è differente, in alcuni paesi c'è chi riesce, ma non ai livelli di un uomo, cioè non c'è la donna pugile più forte del mondo, ma guadagnerà penso un quinto di quanto guadagna, ma neanche, ma non ci arriverà mai, penso che proprio le cifre sono esorbitanti, la differenza è possibile proprio arrivare, non c'è modo. È quasi scritto, ogni donna è una pioniera, abbiamo di fronte un'altra pioniera che non è una pioniera. Sì, no, e questo è questa forma del maschilismo che è il paternalismo. È una delle forme del maschilismo che Lady Tiger soffre e combatte costantemente. In un capitolo parlo del combatte del Paraseno. Perché l'OMI, la federazione degli Stati Uniti, dice che poverina, il seni, e non so che, ok, io mi colloco, mi poso il paraseno per poter combattere. Ma nell'ultimo istante sei dice no. E nel vestuario lei spogliatoio. Si quita si toglie il parassito e sale a combattere. E un giornalista scrive in una cronaca che lei non porta il parassito e lei ha una multa e adesso perde il protettore bucale, $60 degli anni 70. Al finale del combatto lei ha il denaro giusto per comprare la roba sportiva del prossimo entrenamento. Questo paternalismo, lei critica molto le dichiarazioni di Mohammed Ali o di Hagler o di tutti gli uomini pugilisti, ma anche il paternalismo della federazione, del dottore, di altre donne, perché un'altra cosa di questo libro per me era importante. Il ruolo dei uomini come il giudice che possibilita la licenza di Lady Tiger e il ruolo di alcune donne che impossibilita il lavoro di Lady Tiger come promotori, donne promotori che solo è importante il denaro, la recaudazione, non le condizioni del lavoro della pugilista, della carriera, niente. Credo che il ruolo degli uomini è importante in questo mondo e il ruolo delle donne, io credo che è importante anche che Lucrezia qui con noi. È un ruolo importante, io non la conoscevo, ma è uno dei primi nomi quando è arrivato a Roma parlando del pugilato, eccetera. Non tutte le donne siamo buone, non tutte le uomini sono cattivi. È una storia che credo che passa esattamente oggi. Giulia è un caso
bellissimo. Ma è paternalismo, è fatale, credo che io preferisco la declarazione diretta, l'attacco diretto, perché tu sei, sai, tu sai a che ti enfrentas. Cosa incontri? Claro. Ma il paternalismo, credo che è la cosa ancora più sutile e per questa ragione più pericoloso. Infatti lo affronti in più passaggi di questo libro, il paternalismo. Tu prima, Giulia, dicevi non sempre piaccio perché non tengo la bocca chiusa, adesso vediamo perché. E dico solo questa cosa perché appunto Lady Tiger spesso viene allontanata, non le vengono date, diciamo, le risposte che chiede, anche perché lei non accetta compromessi, non ha voglia appunto di tenersi il paraseno se non lo vuole tenere, e porta avanti le sue battaglie fino in fondo con radicalità, senza accettare alcun compromesso, e questo pesa molto. E per tutte le donne. Esatto, e per tutte. E per tutte. Combatte per tutte, non solo per se stessa. E questo è inaccettabile per un mondo in cui ti do qualcosa, però non chiedere troppo, non chiedere tutto, e funziona sempre un po' così, credo anche oggi. E sulla cosa sul tema del corpo poi ci torniamo, perché avete detto tante cose e secondo me è interessante tornarci. Io, Lucrezia, volevo chiedere questo. Io, diciamo, tutto ciò che so, ho iniziato a seguire qualcosa relativamente al pugilato per le palestre popolari a Roma. Ci arrivavo dai quartieri popolari, ci arrivavo più dalla storia del quartiere e dalle storie che mi ci portavano, più che per seguire lo sport in sé per sé. E in questo libro il pugilato è, diciamo, uno strumento, non so se è la parola più giusta da usare, che permette a molti ragazzi del ghetto, per sintetizzare, tra cui anche i Tiger, una strada per diventare qualcuno, ma è anche un mondo pacifista, un mondo che in qualche modo la discrimina, quindi ha, diciamo, due aspetti in uno, racchiude entrambi gli aspetti. Penso, rispetto a quello che ho capito, quello che ho osservato nelle palestre popolari, invece, nelle palestre popolari romane, per quello che sono riuscita a conoscere, mi sembra che questo aspetto invece non ci sia. E ecco, quindi ti volevo chiedere appunto di raccontarci un po' anche l'esperienza e anche le differenze tra il mondo professionistico e invece il mondo, poi magari alcuni arrivano anche dalle palestre. Allora, la popolare è totalmente per puro caso, perché non vivevo neanche nel quartiere di San Paolo, che era zona lì, e non mi aspettavo di trovare quello che poi ho trovato, nel senso c'è proprio una forma di inclusione alla base, di farti sentire comunque sia parte di qualcosa che è piccolo, ma poi può fare tante belle cose, tante cose che partendo da una realtà che non ha grandi opportunità a livello magari di soldi, però ti aiuta. Io, per esempio, quando ho iniziato, ho fatto ovviamente poi sì, forse ne parlerai tu dopo, cioè la mia prima visita per poi fare il grado qua in Italia è costosissima, cioè per me è stato proprio, non me lo sarei potuta permettere, nel senso che tra le varie visite in più, gli esami che dobbiamo fare noi in più essendo donne, e la visita di per sé che fa un pugile normalmente, io non me lo potevo permettere, però ho trovato un ambiente in cui, pur di farmi trovare okay, questa nuova esperienza, il pugilato, mi hanno aiutato. Quindi una parte della spesa è stata comunque sia supportata, e quindi per me è stato
ma aiuto per poter fare quello che volevo fare, quello che era un mio quindi sicuramente ho trovato una possibilità che non potevo, non avrei potuto avere, perché pensare che media bisogna fare dell'ecografia pelvica mammaria più una mappa cromosomica che serve per attestare il sesso, che è un esame del tutto così, assurdo secondo me, che costa tanto. Io mi ricordo quando sono andata a farlo, la dottoressa che mi ha fatto il test mi ha fatto tutte delle domande dopo il prelievo e mi ha detto che voleva sapere se fossi incinta e che se quindi facevo questo test per sapere se c'era qualcosa nel livello genetico di le donne, sì, perché sono stati casi storicamente di ermafroditi, insomma, che hanno combattuto chiaramente proprio ormoni maschili, ma combattevano ovviamente con le donne perché esteticamente erano donne, però chiaramente hanno la forza di nuovo per il testosterone. Sì, di anni che mi hanno trovato un milione di anni fa, a portare un uomo a combattere con le donne. Da quel momento hanno deciso che questa era una pratica che doveva essere portata sempre. E la stessa dottoressa non sapeva che non ci dovessi fare questo tipo di esame, poi è un prelievo, però è costoso e si aggiunge a tutta una serie di ostacoli che tu da genere donna sei costretto a superare, questo o il test di gravidanza che fai prima di ogni match, che poi deve essere per forza in ambulatorio, no? Cioè, e comunque è un percorso che ti fa trovare sempre degli ostacoli. La fortuna che ho avuto io appunto nella una palestra popolare è che non c'è stata nessun tipo di discriminazione, nel senso che sia io partivo dallo stesso livello a cui sono partiti tutti i miei compagni dell'elemento maschio. Tutti abbiamo avuto la stessa opportunità di combattere e di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo posti. Questo è stato bellissimo perché non leva neanche, partire da una palestra popolare poi non ha significato neanche trovare un ambiente in cui il livello fosse basso, cioè potresti pensare da esterno, ok, vai a una palestra popolare, potresti non trovare un livello alto, no? O comunque sia che ti possa mettere un po' in competizione, però è alla prova. E invece non è così, il livello è alto, i tecnici sono preparati e mi capita anche di andare in altri palestri popolari e il livello è alto. Quindi comunque è stato tutto una sorta, mi sono sentita molto inclusa dalla palestra, dalle persone, quindi è stata un'esperienza sicuramente positiva. Ma questo esame medico è recente? Sì, ancora dobbiamo fare solo la prima visita e dobbiamo fare questa mappa per vedere se sei realmente donna oppure uomo. All'anno 70 agli Stati Uniti, ma da tanti, credo che anche, era un esame specifico per le donne nere, perché molte donne nere erano più alta, più grande, più grande, nel libro recojo una declaración, prendo una declaración de un comité deportivo de Nueva York que dice le donne nere no combate en igualdad de condición con le blanche. E le donne blanche, bianca,
film. Film, questo documento. Ma parliamo degli anni 70, l'estate. Io pensavo che questo esame medico non era una cosa antica. Sì, non so, cioè, però penso che non sia vigente, cioè questa regola penso non sia tutta solo in Italia. In Italia solo, non so se è solo, però sicuramente ci sono alcuni paesi europei in cui viene messo in atto, come il test di gravidanza, non è obbligatorio in tutti i paesi europei, bensì basta l'autodichiarazione, cui io dichiaro di sapere, anche perché penso che nessuna donna metterebbe mai a rischio un bambino, cioè nel senso ci può stare che non lo sai, però insomma siamo nel 2021. Infatti a proposito, la prossima domanda questa la imposto un po' per tutte e tre. Ho iniziato con la fine del libro, adesso passo all'inizio, che tra l'altro ho scoperto che nell'edizione spagnola è anche il sottotitolo. E il libro inizia così: è il mio corpo ed è la mia vita. È così che risponde Marian Trimiar a chi le domanda perché pratica la boxe. L'ho appena ripetuto al giornalista che domani inizierà il tuo articolo parlando del colore dell'abbigliamento che ha scelto per il suo debutto la giovane Marian Trimiar, mentre accennerà appena a qual è il suo colpo migliore, che tipo di tattica difensiva usa o quanto è veloce. Ecco, il corpo e la funzione che ha il corpo dell'atleta. All'interno di questo libro analizzato e sviscerato sotto tantissimi aspetti. Ad un certo punto tracci anche un filo tra la discriminazione del corpo dell'atleta donna e la volontà anche di controllare in qualche modo e di togliere l'autonomia sulle decisioni sul proprio corpo alle donne atlete, all'aborto e al tentativo di impedire alle donne di abortire. Purtroppo anche questo è ancora un tema troppo attuale in tutto il mondo. Ecco, quindi ti chiederei proprio quanto questo aspetto e questa riflessione ti ha coinvolto anche come donna nello scrivere questo libro. Io penso che la frase di Marian, quando dice il mio corpo, la mia vita, quando la domanda è perché la boxe, perché il pugilato, a nessuno gli domanda perché tocca il piano o perché vuole essere giornalista, nessuno. Il corpo è importante, la sua frase tutta la sua carriera, tutta l'inizio e il finale, è il mio corpo e la mia vita, è il suo slogan, il suo motto. Per me è veramente importante perché il corpo della donna sembra che è un corpo pubblico, è più pubblico che nostro in occasione, non solamente per la questione dell'aborto, che sicuramente è la più estrema, no? La situazione più estrema. Ma quando tu porta una gonna corta, perché? Che ti importa? È il mio corpo, è la mia immagine, è la mia comodità, è il mio stile, è la mia idea, è la mia... Perché? Perché tu dici cosa della mia estetica, del mio corpo, della mia gamba, del mio seno? Perché? Il caso del pugilato è estremo, è molto eloquente perché rompe Italia con un tabù molto forte, che è il corpo femminile come una fabbrica, non è rispettivo, come una fabbrica di vita, di bambini. Perché vuole una donna facesse male? E perché è un uomo? No, per un uomo non è interessante la domanda. È interessante in una donna. Il suo corpo. Vuoi farci che lo che vuole. È importante la questione dell'aborto. Io effettivamente
romanzo di Joyce Carol Oates, dove questo filo appare. L'aborto, la figlia di un medico abortista e buddista. La prima clinica abortiva agli Stati Uniti che soffre attacchi delle anti-abortista, pochi giorni dopo del primo combattimento femminile dello Stato di California. Non è casualità, la polizia in questo Stato sta allerta perché sa che la stessa gente che sta preparando l'attacco alla clinica abortiva sta preparando l'attacco al combattimento femminile con minacce di morte. Non è un'invenzione, è il corpo femminile come una proprietà pubblica, come una proprietà del mondo, più che no. Il primo ostacolo che ho trovato in questo senso penso sarà mia madre, quindi non è assurdo da comprendere, perché quando mia madre ha saputo poi che, perché io inizialmente sono andata in palestra con l'autorizzazione di mia sorella, che fortunatamente avendo una sorella 10 anni più grande mi ha potuto accompagnare e autorizzare, che ero minorenne chiaramente, quindi non potevo. Nel momento in cui però è stato necessario dover effettuare delle visite mediche, come quella che ha detto lei, che quando l'ho fatta io nel 2006, forse costava pure di più, perché io l'ho pagata quasi 300 euro insomma all'epoca. Era veramente costosa, perché non era un accertamento che potevi fare, cioè un conto è farlo perché ne hai necessità con una prescrizione medica, un conto è doverlo poi effettuare a livello sportivo. E quindi poi è stato necessario informare mia madre di questa decisione, e il primo forte ostacolo io l'ho trovato in lei, perché non capiva come io potessi voler fare uno sport che poi necessariamente mi poteva provocare variatissime lesioni, che poi effettivamente sono successe, insomma, svariati infortuni. E quindi poi alla fine però lei ci ha fatto l'abitudine, è diventata una mia tifosa, insomma anche mio padre all'epoca era un grande tifoso, quindi l'ha aiutato, diciamo, cioè è stata aiutata da lui più che altro, però ad oggi tuttora ogni tanto se ne esce e dice: io volevo una figlia ballerina e invece mi è venuta una figlia pugile, però me la tengo così, però dice ancora, insomma, non è che... Quando spesso questa domanda, ma perché? Ah sì, perché quella è la seconda, quindi l'ho intitolato in cui stare attento, queste sono le prime due cose che ti dicono appena ti presenti come immagine, sì, anche io ho trovato un po', non un impedimento, un po' di ostilità, cioè, da parte di mia madre sicuramente. Però non credo che sia stata una cosa solo, cioè mia madre è più paura, no? Che poi mi posso far male. E poi invece dall'altro lato, un'altra generazione, mia nonna era così. Mia nonna si sentiva i match alla radio con mio nonno, facevano la notte, si sentivano i match, e quindi per lei era felicissima. E un'altra problematica che esce fuori, che poi è inerente al pugilato ma con qualsiasi sport, è poi l'aspetto esteriore, che il corpo poi cambia, no? Con lo sport metti più muscoli e ti cambia totalmente il tuo corpo, e poi alla fine ti viene chiesto: ma poi non ti vedi meno femminile, non ti senti meno femminile con i muscoli di più, che sembri più un uomo. E questo però ovviamente è applicabile in qualsiasi sport, e credo che anche lì ritorna con l'idea che il mio corpo è un oggetto un po' al pubblico, no? Che devo un po' rendere
prendere il proprio nome, il nome da fuggire. E... ma dato che non ha padroni, Marian non accetta che qualcuno, grazie, scelga il suo posto. Non vuole nemmeno, come è successo ad altri prima e dopo di lei, un soprannome che rimandi a suo padre. Sul ring non vuole essere chiamata la figlia del minatore, né la figlia del predicatore. Desidera un soprannome come quello degli uomini. Harry Greb, mulino a vento di Pittsburgh, Gene Cane Rabbioso, vabbè, qua ci sono tutta una serie di nomi lunghissimi, Jack Dempsey, il bullo di Manassa. I loro sogni sono i miei, dice guardando i colleghi che quella notte combattono all'Autobahn e con quell'obiettivo in testa sceglie il nome di battaglia, Lady Tiger. È un battesimo questo, non so. È un battesimo. Si è autobattezzata. Autobattezzata? Sì. Perché in questa epoca le pugile il suo manager, il suo sponsor, il suo istruttore o tutti scegliavano il nome, ma Lady Tiger non ha sponsor, istruttore, una squadra, un team, niente. Io me battessero sì, l'autobattezzo è Lady Tiger, ma il nome è, io non so, non ho scoperto perché questo nome, ma sì, la importanza di un articolo del New York Times è quel che fa la domanda, l'importante non è il nome, ma che lei è sola. Non è una storia diversa, non so se ti va di raccontarlo oppure sì, decidi tu questo. No, figurati, la racconto con piacere, dico sempre che non ha niente di goliardico il mio soprannome, Silver Stroud, è il frutto di una storia abbastanza triste, però io la ricordo con piacere ad oggi. E questo è un nome che mi è stato, tra virgolette, dato dal mio papà, che è venuto a mancare 11 anni fa per una malattia legata al pancreas improvvisa che non ci aspettavamo assolutamente, e lui in una lettera scritta a me, a mio fratello e a mia sorella ci disse che se non si fosse risvegliato dopo l'operazione ci saremmo rincontrati quando saremmo diventati tutti nuvole d'argento. E siccome io non combatto solamente, non ho combattuto nella vita solamente di pugilato, ho combattuto anche nel mondo della kickboxing, nelle diverse specialità, e dovevo affrontare appunto un titolo importante anche in quello sport, e il mio maestro dell'epoca mi disse: ricordati sempre che quando tu sei sul ring non sei mai sola, perché c'è sempre tuo padre con te, che era veramente il mio primo tifoso, e mi ha detto: quindi tu non sei già una nuvola d'argento. E quindi mi regalò una maglietta con scritto Giulia Branci, e da quel giorno quindi poi è rimasto il mio soprannome quello. E quindi, a differenza magari di tanti soprannomi, di tanti pugili e pugili donne, il mio non ha niente di goliardico, niente che possa richiamare alla mia forza o qualcosa del genere, però ho autismo, nel senso sicuramente qualche soprannome ce l'avrai tu, come ce l'ha magari qualche altro compagno di palestra, e poi quello è quello che ti marchia poi sempre, ti segue nella tua carriera. Quindi sono felice che il mio poi effettivamente è stato una storia importante, piuttosto che essere legato poi a qualcosa di goliardico, però per me è fondamentale. È il mio, sì, è realmente il mio. Perché se non so se tu hai un nome, no, se hai il soprannome, se ci vuoi raccontare. Ancora no. Chiudiamo, mi sembra che abbiamo già parlato abbastanza, non c'è tempo per eventuali domande. Vabbè, se c'è qualcuno che ha una domanda da fare, o una curiosità da chiedere.
sacco di ragazze, quando è che andare in palestra? Ah, lei viene, lei sì. Dai. E poi è anche bella questa cosa che comunque, cioè noi ci meniamo in palestra, però poi siamo tutte amiche. Questo sì, è un po' lo spirito di tutto il pugilato, però quello che a me piace sempre ricordare, guarda, c'era, poi lui lo conosce, Catalano, è Lorenzo, che diciamo è il ragazzo che cura la palestra popolare da cui vengo io, la Revolution, che sta a Cinecittà. E lui dice, lui c'ha, cioè noi abbiamo una squadra di donne che è più numerosa di quelle degli uomini, cioè di quella maschile, diciamo, ci stanno più donne agoniste che uomini agonisti, ed è una cosa meravigliosa, cioè una cosa fighissima, perché poi tra l'altro la differenza tra un uomo e una donna è quanto siamo cazzute, cioè nel senso che siamo più cazzute di un uomo, cioè quando a me mi dice cioè, avete più palle voi, scusate la parola, però avete più coraggio voi che un uomo, perché veramente poi le donne sono, quello che io dico, hanno la fame, perché poi io non ci sto, cioè nel senso io penso sempre quando... Capita chiaramente, come penso capita pure a voi, che vi allenate e quindi fate dello sparring con dei ragazzi, no? Però la differenza tra un uomo e una donna esiste, nessuno ci mette in bocca fisicamente e a livello di forza, è chiaramente c'è una differenza infinita tra un uomo e una donna. Però quello che potete ricordare sempre, e questo vale anche nella vita in generale, è che un uomo può essere più forte di noi, ma non è detto che sia più intelligente. Quindi quello che poi succede sul ring, anche nel mio caso, è che io accetto il mio limite, e loro lo sanno, io accetto il mio limite di forza, accetto il mio limite anche fisico. Però non è detto che tu sei più intelligente di me, quindi occhio, perché potresti anche perdere. E questo è quello che poi non si aspettano, no? Non se lo aspettano mai i ragazzetti in palestra. Con me ormai lo sanno, perché io poi cioè io sono così nella vita, eh. Poi il pugilato, come diceva anche Silvia nel libro, è una metafora della vita, quindi io sono così anche nella vita, cioè io nella vita ti do sempre l'ultima parola. Però è pure così nel pugilato, nel senso che tu mi dai un cazzotto, ma tanto l'ultimo te lo avrei dato io, perché se no non scendo poi dal ring contenta. Io vi dico che sicuramente in tante cose il pugilato nella vita mi ha aiutato come donna ad affrontare tante cose. E se vi posso dare un consiglio, avvicinatevi a una palestra pugilato, uomini, donne che siete, cioè non c'è differenza. Però se vi posso dare il mio consiglio da donna, chiaramente mi riferisco al pubblico femminile, e vi dico il pugilato è quello sport in cui riuscirete ad accettare il limite che ci impone anche la società in cui viviamo, ma da sfruttarlo come un punto di forza. Io lo dico sempre, il mio limite di essere donna fisicamente è il mio punto di forza, perché nessuno si aspetta che poi a livello tattico e di intelligenza posso essere superiore a un uomo, però è così di fatto. E loro lo sanno, almeno i miei compagni lo sanno, e quindi si aspettano sempre che poi ci sia una sorpresa, insomma, da parte mia. Però io ve lo consiglio fortemente a tutte quante. C'è la presentazione dopo. Sì, no, cioè, dobbiamo chiudere, no, dobbiamo chiudere, naturalmente c'è il libro, il modo migliore per farsi venire voglia di andare in palestra non è il libro.